dalla politica, dal vice premier ministro dell'interno Matteo Salvini, è arrivato a questa indicazione. Sei entrato in un bel discorso adesso, eh? Sì, sì, no. Mi riferisco semplicemente a questo invito, questa possibile introduzione di una norma che imporrebbe il pagamento di una cifra oscillante di 5, una percentuale tra il 5 e il 10% degli incassi delle società per pagamento del servizio di ordine pubblico. Ecco, la sua posizione su questa indicazione. Guarda, allora, premesso che sì, ne ho sentito parlare, ma diciamo non ho elementi sufficienti per poter giudicare quello che diciamo vogliono fare. Di principio, di base di principio, credo che sia un argomento che va trattato un po' più ampio, perché se lo facciamo mero così a un discorso di quello che prendi fai, ci saranno stati che daranno pochissimo, stati che daranno moltissimo, ma soprattutto necessità diverse per società come la nostra rispetto a una società che ha meno problematiche di quel genere. Quindi credo che sia un po', se dovessi il mio pensiero, non coerente fino in fondo quel concetto, ma ripeto, senza volersi esprimere troppo, aspettiamo di capire, di avere elementi in più per poter giudicare che cosa vogliono fare. Presidente, prime giornate di B, le certezze che ha trovato negli avversari e le sorprese, facendo un'analisi parzialissima. Il campionato di B è questo, perché se, ripeto, se io guardo il gioco, il volume del gioco, eccetera, eccetera, io penso che non ne meritavamo di perdere neanche una, però ne abbiamo perse due, e quindi vuol dire che il campionato di B, come al solito, è quel famoso campionato dove devi lottare dall'inizio alla fine. La partita dello Spezia penso che sia l'esempio pratico, dove una squadra ci ha messo in difficoltà ma l'abbiamo portata a casa con i denti, proprio perché comunque abbiamo voluto la vittoria e poteva andare bene prima, l'abbiamo chiusa alla fine. E con Lecce o con la Salernitana, insomma, potevamo fare anche 6-7 gol a partita, non abbiamo fatto neanche uno, abbiamo perso due partite. Quindi il campionato è il solito classico campionato, con la differenza che a 19 squadre non è neanche così lungo come era gli altri anni. Quindi c'è da stare lì attaccati, non mollare niente e ogni tanto portare a casa un punto sicuramente aiuta. Però ripeto, questa è una squadra che cercherà sempre la vittoria, e penso che quando lo fa nel modo giusto è anche bella da vedere, quindi continuiamo su questa riga. Presidente, una notizia fresca di dell'ultimo minuto: Cassano l'ha rifatto, cioè se n'è andato, ritirato. Come si è mai? Ritirato. È strano, sì, perché io con lettera, sì, ufficialmente con lettera l'ha fatta lui o sua moglie? Gliel'ha fatta Pardo. Ah, gliel'ha fatta Pardo stavolta, vabbè. Io non voglio parlare perché, ripeto, io li voglio bene, perché è simpaticissimo, un bravo ragazzo e anche un grandissimo campione, però purtroppo il collegamento dalla testa ai piedi bisogna averlo tutti insieme, se non ce l'hai succede questo. E io credo che sia un giocherellone dove potrebbe fare con noi veramente un percorso bello e importante, ma ripeto, non parliamo di niente. Mi fa piacere che, diciamo così, lo sport vada avanti a prescindere da questi grandi campioni che, diciamo, si potevano gestire meglio, ma non cambia niente, non sta a me commentare certe cose, io ne prendo atto e basta, e quindi tutto qua.